Tra novità e gradite conferme, si è conclusa ieri sera all'Anfiteatro al Castello di Rocella Ionica Insieme Si Può edizione 2017. Una serata che ha visto come sempre numerosi comici dell'area Zelig, Cabaret e Made in Sud. Il ritorno di Gennaro Calabrese. Gennaro Calabrese, il grande ritorno dopo qualche anno di assenza a Rocella e qua di Bacchetto. Sempre no, noi facciamo la presenza olimpionica. Ogni 4 anni. Quindi come dice Boccarazzi, ogni 4 anni si torna alle Olimpiadi. Beh, con la mia televisione oppure tele mia. Che meraviglia, eh. Senti Gennaro, dopo l'assenza olimpionica, come hai ritrovato questa Rocella e questa manifestazione? Mi hanno detto che senza di me andava pure meglio. No, a parte gli scherzi, sempre bella, perché il posto è bello. La gente, il pubblico è bella. I comici sono bravi. E quindi, che dire, una serata riuscitissima, un calore, un'energia positiva, che perché poi quando le cose vanno bene e quando alla fine si sente quell'energia tra gli organizzatori, tra i comici, tra gli artisti in genere, tra i tecnici, quindi 10 e lode. Per un po' di invidia della grande Maria, no? Sì. Come saluterebbe lei? Buonasera, un saluto a Caramella, un saluto a C'è Posta per Te, apriamo la busta, speriamo che non sia un pacco, saluto anche Maurizio, prima mannina mi ha detto che non si capisse niente quando parlo, ma l'ultima cosa, io non sono vecchio perché la vecchiaia si capisce in 2 cose, la prima quando comincia a mangiare le parole, la seconda quando la si sente bene, capito? Bene, consigliami gli acquisti, ciao. Ma lei è impazzito? Che ho fatto? Ma che ha combinato? Lei butta i cartoni della pizza nella carta! Solo di carta? Non vanno nella carta! Se li vuole buttare nella carta, lei prima il cartone lo deve pulire! Non sto scherzando! Cioè, non ho capito. Se voglio buttare il cartone della pizza nella spazzatura, prima il cartone... Lo deve pulire! Sì. È così! Veramente? Sì! E mo glielo dice a mia moglie. Cosa? Quello stasera ha fatto le pizze per non lavare i piatti, mo lava i cartoni! Cacioppo ad Insieme Si Può dopo l'insistenza, come hai detto tu, dal palco di Franco Minici direttamente dal Trentino a Rocella. Ma non era tanta insistenza, lui gentilmente mi invitava ogni anno, però tra un impegno e l'altro non riuscivo mai a venire. Quest'anno finalmente ce l'abbiamo fatta. Senti, ad una festa, ad una comunque di solidarietà, comunque dove c'è la presenza Minici Poliziotto, certo che ne hai bacchettata la polizia. Beh, io ci lavoro contro la polizia. No, io lo dico perché ho 50 anni e ho avuto 2 convivenze nella vita, entrambe finite, l'ultima è finita 2 anni fa, ho capito che non andava più bene perché negli ultimi tempi quando facevamo l'amore lei mi chiamava Paolo, io mi chiamo Leonardo, ma lei dice che era un diminutivo. E quando finisce una storia d'amore, appena finita la prima settimana, l'uomo si illude e pensa di poter stare con centinaia di altre donne. La seconda settimana al massimo pensa di poter stare con decine di altre donne. La terza settimana pensa. Fuori dai panni del personaggio, però all'interno di una manifestazione che ogni anno a riscontro di gente, di pubblico e di solidarietà. Beh sì, io sono venuto qui la prima volta nel 2012, appena finito Zelig, ho conosciuto Ciccio tramite i colleghi ed è stato amore a prima vista. Vi richiamate infatti ogni anno a Vicenza? Sì, perché chi non può, chi non è stato, chi non può venire da Ciccio è praticamente impossibile non venire, perché la manifestazione è bellissima, questo anfiteatro è meraviglioso. La cornice intorno è meravigliosa, la gente è meravigliosa, la causa è meravigliosa, quindi se tutto è meraviglioso anche noi dobbiamo venire a fare i meravigliosi. Quindi. Amici Telemia, ma che cosa guardate a fare Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5? Ma guardate Telemia è il futuro, è il passato e pure il presente, quindi un bacione a tutti, buonanotte! A condurre la serata, come sempre, da Striscia la Notizia, Max Laudaddio, che ha colto l'occasione anche per presentare il suo nuovo progetto di solidarietà.
Max, stiamo invecchiando, ci ritroviamo ogni anno a fine serata. Però bellino. Noto che ti stai portando tutta striscia, manca solo greggio, gli occhietti e siamo a posto. E Gabibo, ci manca il Gabibo, Gabibo, il Gabibo lo porterà. Quindi abbiamo ancora 7-8 edizioni da poter fare, giusto? Senti, però devo dire, Luca Abete questa sera ha il sandalo, però il sassolino comunque te lo sei tolto. No, vabbè, non c'è mica da togliere il sassolino. Succede, succede che a volte le scelte di alcuni organi possano essere, come dire, sbagliate, no? Perché insomma è abbastanza. Era bello poter fare un gemellaggio, un ritrovo qua. Noi avevamo accettato con grande piacere e poi dopo hanno deciso di non venire. Cioè, è un dispiacere più che altro, perché insomma facciamo il nostro lavoro con grande professionalità e con la certezza di fare le cose nel rispetto delle regole. C'è un video che parla chiaro, insomma basta, poi non è che stiamo abbiamo litigato con la polizia, ci mancherebbe altro, perché come sai, e lo sottolineo sempre, lodo l'attività della polizia, della finanza, dei carabinieri. Poi all'interno di questi corpi ci possono essere delle persone che non rispettano determinati canoni, ma può succedere, no? Ci sono persone sbagliate ovunque, in qualsiasi settore, anche nel nostro. Stanno succedendo tante bellissime cose in questi ultimi anni della mia vita e anche un programma che sto facendo adesso sulle missioni in giro per il mondo, e questo mi ha portato a riflettere molto più degli altri anni. E io mi sono domandato che cosa stessi facendo e dove volessi andare. Mi piacerebbe continuare a fare questo lavoro, ma poter anche dare dei messaggi forti. Quindi ho scritto questa canzone per raccontare un po' di quello che sono e quello che un po' tutti sono, no? Cioè, credenti o non credenti, però ognuno di noi ha la libertà di poter decidere cosa fare nella vita. A quel punto ho detto, perché non farci una canzone, perché non realizzare un bel progetto di beneficenza? Quindi speriamo possa andar bene, non perché voglio fare il cantante, perché non voglio fare il cantante, non mi viene benissimo. Però il messaggio può arrivare anche da non cantante. Premiato direttamente da Striscia la Notizia, Luca Abete. Questa è la targa a te, sindaco, da consegnare nelle mani di Luca Abete. Mettiti di là, così. Sì, poi te la facciamo proprio leggere. Okay. Allora, questa per la foto dei fotografi e giornalisti che sono in sala, che intanto ringrazio per la diffusione di questa informazione. Allora, sopra leggo il gesto lucido e appassionato di chi accoglie la sfida del presente, apre nuovi spazi all'impegno e alla fiducia nel futuro. A Luca Abete, che combatte l'indifferenza con intelligenza e allegria, affermando che la nostra piena umanità sta nella facoltà di indignazione e nel coraggio che spinge all'azione.